la lettura di Fabrizio mi sta particolarmente a cuore. L'abbiamo messa qui a chiusura di questo incontro. Siamo, prima di leggere questa breve lettura, invece voglio dirti una cosa, che a me mi ha molto, molto, molto colpito questa testimonianza di Regina Bianchi e mi ha fatto venire in mente una cosa che mi fa molto ridere da quando l'ho letta, che diciamo, c'è un autore che amo molto che è Garda, e Garda ha iniziato a lavorare per un certo periodo alla Rai 3 nei primi anni. E lui era un uomo molto nevrotico, nevrastenico, e lui aveva sulla sua scrivania una cartellina rossa dove c'era scritto "Reparto deficienti". Reparto deficienti, sottotitolo "Moto perpetuo e quadratura del circolo", che lo trovo una cosa sublime. Ora però questa cartellina rossa ideale, no? Che ognuno di noi ogni giorno vorrebbe avere sulla propria scrivania. Secondo me ha senso, e per questo mi è piaciuta questa testimonianza di Regina Bianchi, ha senso soltanto a patto che almeno 2 o 3 volte a settimana ci mettiamo il nostro nome dentro, perché se no diventa un esercizio molto, anche molto facile, insomma. Sinceramente non me ne importa un fico secco dell'origine del detto popolare "agosto, moglie mia, non ti conosco". Sono interessata invece agli effetti nefasti che produce, per esempio, su Grazia, una mia amica che come me ha la sclerosi multipla. Poiché non può arrampicarsi nei viottoli delle isole greche, non può ballare in discoteca, non può salire e scendere dai gommoni con l'agilità di una gazzella, è una lumachina stanca come me, il marito anche quest'anno la lascia parcheggiata da qualche parte da sola e se ne va a folleggiare in Grecia con gli amici. A lui, agli abilioni come lui, dedicherei volentieri questa poesia di Montale. Ho sceso dandoti il braccio almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso 1 milione di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.